Ciao amici nottambuli, eccomi di nuovo con le mie pillole sul cinema, anzi su poste. Ieri notte ho visto un filmone splatter di quelli indimenticabili, inquietante al punto giusto e abbastanza divertente. Si chiama Zombie Holocaust, diretto da Frank Martin, a.k.a. Marino Girolami. Data d'uscita, attenzione perché è importante per inquadrare il film, marzo 1980, quindi circa 6 mesi dopo il successo di Lucio Fulci con Zombie 2, uscito nell'agosto 1979, successo mondiale. E il produttore di entrambi i film è Fabrizio De Angelis. Però Zombie 2 di Fulci trattava effettivamente zombie, mentre Zombie Holocaust ha conti fatti un film sui cannibali, perché sono loro i protagonisti di quasi tutta la pellicola. Gli zombie arrivano solo alla fine. Zombie Holocaust è quindi un cannibal movie che fa un crossover con il nascente genere zombie movie successivo di poco. Evidentemente il successo di Zombie 2 ha spinto il produttore a inserire anche qualche zombie ed ha ottenuto questo ibrido. È un capolavoro di splatter e si parte subito più che bene in un ospedale di New York dove non mancano belle inquadrature durante le autopsie. Da segnalare gli effetti sonori che evidenziano il rumore di frattaglie rimescolate. Una notte viene affettato l'avambraccio di un cadavere all'obitorio, come fosse un salamino, da un misterioso individuo. Il fatto si ripete su diversi cadaveri, trovati schifosamente sbudellati, ed un chirurgo con la sua sexy assistente Lori, cioè Alexandra Delle Colli, scopriranno che il misterioso individuo è un infermiere originario delle Molucche, che lavora lì all'ospedale e pratica cannibalismo sui cadaveri, così non si porta la merendina a lavoro. Trova già tutto pronto. Una volta scoperto, l'infermiere si suicida gettandosi dalla finestra, una bella frittata sul marciapiede. Lori è anche un'antropologa ed assieme al procuratore del Dipartimento della Sanità Peter Chandler, interpretato da Ian McCollough, partiranno per le isole delle Molucche per approfondire il caso. Quindi dopo 20 minuti abbastanza divertenti, inizia la spedizione nel solito paradiso incontaminato ma infestato dai cannibali. Le guide locali, magruline e minute, avranno la peggio, come sempre, e verranno scannate vive. Sono doppiati tra l'altro in un modo che mi fa impazzire. I loro cadaveri sbudellati verranno fotografati dalla sexy fotoreporter che si aggrega alla spedizione, Susan Kelly, cioè Sherry Buchanan, bella e spregiudicata. Comunque il gruppo di studiosi troverà sull'isola uno scienziato pazzo, il dottor O'Brien, che si diverte a fare esperimenti sugli umani. Vorrebbe prolungare la vita delle persone. E da qui arriva finalmente l'esile collegamento con il mondo degli zombie. Quanto basta per far apparire i soliti schifosissimi morti viventi. Indimenticabile il trapianto di cervello ad una ragazza cosciente, prima le viene praticato un bello scalpo, poi aperta la calotta cranica e siccome grida troppo, O'Brien le taglia pure le corde vocali. Quindi un film sadico come pochi. La settimana scorsa avevo commentato Cannibal Ferox di Umberto Lenzi, che è il mio preferito, ma qui la dose di efferatezze è sicuramente maggiore, forse però eccessiva. Marino Girolami schiaccia subito l'acceleratore dello splatter, rendendo tutto banale e a volte anche comico. Mentre Lenzi sapeva costruire la tensione per gradi, in un'escalation di violenza, facendo anche riflessioni sul sociale. Quindi tutto lo splatter gratuito fa perdere qualche punto a Zombie Holocaust, anche se per gli amanti del genere è sicuramente un film da non perdere. Se lo splatter fosse stato dosato, centellinato meglio, poteva essere un capolavoro assoluto. Stesso discorso per Zombie 2, anche Fulci sapeva dosare meglio tutti gli ingredienti. In ogni caso, anche Zombie Holocaust rimane un piccolo cult da collezionare e vedere assieme agli altri due film che ho detto. Quindi non perdete assolutamente il DVD. Bellissima colonna sonora di Nico Fidenco da premio Oscar. Il brano dei titoli di testa è un capolavoro di minimalismo elettronico. Quindi tutto sommato un film che mi ha divertito molto, ve lo consiglio. Anche per questa volta è tutto. Se volete iscrivetevi, se no fate come vi pare. Ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli.